gli uomini più rappresentativi di Milan e Torino. Oggi un buon primo tempo, un secondo tempo mediocre. Risultato finale, ha vinto ancora la Juve, vero Gianni? Ma la Juve ha pareggiato ieri, comunque direi che la vittoria l'ha fatta oggi, perché nessuna delle due squadre che la delle tre squadre che la inseguiva ha potuto approfittare del passo falso della Juventus, e quindi direi che adesso diventa ancora più difficile un crollo della Juve, visto che noi nel Torino sembriamo in grado di darle grandi fastidi. Effettivamente c'era l'occasione per poter rosicchiare un punto alla Juventus, però direi che le occasioni le abbiamo mancate soprattutto prima, quando ci siamo trovati a giocare un derby a 4 punti, quindi direi che i rimpianti sono cominciati prima e non tanto né nel derby né questa partita di San Siro. Ecco, secondo te la Juve è davvero la più forte di questo campionato? Ma la più forte, direi senz'altro la più regolare, una squadra che sa quello che vuole e lo ottiene magari con molta cognizione. Direi che magari altre squadre rischiano di più, lei forse rischiando meno è quella che ottiene i maggiori risultati. Gianni? A me sembra che sia una squadra piuttosto regolare, ha sicuramente attraversato dei periodi di scarsa vena, come li abbiamo attraversati anche noi, però a noi sono costati molti punti quei momenti e la Juve invece è costato quasi niente, quindi direi che è soprattutto in quei momenti che si vede la squadra che sa reagire, o forse anche fortunata. Nell'ultima mezz'ora avrebbe potuto giocare anche Lidl. È stato questo il segnale di rinuncia. Milan e Torino infatti si sono inchinati alla Juventus, facendo riemergere, come avete sentito, vecchi rimpianti. Rispetto all'anno scorso, per il Milan una stagione positiva, per il Toro invece un evidente passo indietro. Doveva essere l'ultima occasione per riagganciare i campioni. È stata una conferma degli attuali limiti delle due squadre. Il Toro si è fatto vivo per primo, lungo lancio di Santin e Pulici al volo. Albertosi ha corretto sul palo. Aveva voglia di vincere anche il Milan, si intende, ed il giovane Antonelli, ribadendo il proprio talento, ne ha promosso la replica nel seguente modo. Il Torino, rischiando parecchio, tenta di mettere in fuorigioco gli avversari facendo scattare in avanti i difensori. Qualche volta però la mossa non funziona e allora sono guai. Milan a segno con Bigon. La ripetizione per rivedere il prezioso tocco di Rivera verso Maldera. Il Torino però non si spegne, tutt'altro. Questa è la serie di palle gol costruite subito dopo. Sala per Pulici. Ancora Sala per la testa di Graziani. Quindi Pecci che dopo una brillante escursione grazie a Albertosi. Poi tocca a Zaccarelli cercare il portiere milanista. Appena Claudio Sala si allontana da lui, Maldera cerca Gloria verso la porta di Terraneo. Qui Bigon non riesce a controllarne l'invito. Un eccesso di confidenza da parte di Granata consente a Rivera di rubare una palla e servirla ad Antonelli in zona gol. Si gioca a 33 giri, ma almeno faccia e precisione sono salve. Ecco una combinazione classica da Rivera a Maldera e i tifosi rossoneri, con tutto il rispetto per Bigon, invocano un centravanti vero. Il poeta del Toro avverte che Graziani e Pulici non sono in giornata, decide di fare da sé, indovina tutto meno il tiro. Pecci e Sala in tandem, poi verso Pulici. Questi si smarca da campione, ma Sabadini lo trattiene oltre illecito. Menicucci dice rigore e Pulici beve il vecchio Ricchi con una finta perfetta. L'1-1 è tanto giusto quanto inutile, allora vale la pena di insistere. Tocca a Bigon la prima palla vincente, ma Terraneo è sveglio. L'unica prodezza di Graziani, questa. Pulici arriva male sulla palla e la spedisce lontano. Quindi Albertosi deve difendersi da un attacco portatogli da Pecci. L'ultima raffica granata si chiama Claudio Sala. Per fermarlo deve mettersi Albertosi, rischiando di perdere la pensione. La partita si ammoscia ed il Milan approfitta della sonnolenza dei difensori granata. Combinazione Turone-Antonelli, quest'ultimo va via bene e centra il palo esterno. La coppia ci riprova, Antonelli fa fuori anche il portiere, ma non basta.
Provaci tu, sembra dire a Turone. Questo infatti si getta allo sbaraglio, ma il piede di Ramon non è più felice di quello del compagno. Forse era proprio destino che a San Siro oggi dovesse vincere la Juventus. Il Milan è andato in ferie con qualche settimana di anticipo, dimenticando di chiudere casa. Ne ha approfittato Tavola, che con questo gol ha dato due punti decisivi all'Atalanta, quel tanto che basta per allontanarsi definitivamente dalle preoccupazioni e pensare al domani. L'Atalanta in effetti non poteva concedersi divagazioni, agli occhi di Lidl è apparsa addirittura irresistibile. Il mister milanista, ribadendo una flemma da svedese del sud, ha fatto negli spogliatoi l'elogio degli avversari, una pietosa bugia per mettere in salvo i suoi, tutti sintonizzati con questo tiro di Buriani. Milan in vacanza, forse in cassa integrazione, come ha detto uno del pubblico. Ciononostante, Rivera ha rilasciato alcuni buoni gol, ma le conclusioni dei suoi compagni hanno esaltato un vecchio drago dei pali. Pizzaballa, infatti, è stato il protagonista assoluto. Lo abbiamo visto su Bet, ecco ora fermare Antonelli nell'unica versione di ragazzo quasi prodigio. Il vecchio Pizzaballa, De Zan, chiedigli se è vero che ha tenuto a battesimo Albertosi, si è meritato l'Oscar nella ripresa per un intervento su Turone e per questa specie di miracolo su tiro di Antonelli. A questo punto i milanisti sono stati ipnotizzati. Osservare una respinta di Morini e assistere allo sketch dell'entrata di Tosetto. Esce prima Gaudino, poi rientra, al suo posto esce Bigone, insomma una vera e propria bambola anche in panchina. È chiaro che a questo punto non si può evitare il gol, da Polli naturalmente, con tutto il rispetto per Tavola. E siccome ormai la bambola è completa, ecco il possibile raddoppio. Albertosi però questa volta fa l'imitazione di Pizzaballa e rimane 1-0. Non è facile dire se questa partita l'ha vinta il Milan o l'ha perduta il Verona, ma in ogni caso non muta il risultato, che premia l'impennata d'orgoglio dei milanisti, battutisi con encomiabile determinazione per il successo, anche se platonico, visto che l'operazione Scudetto ormai non li riguarda più. Era stato il Verona a imporre il suo gioco nella prima metà dell'incontro, costruendosi ripetute occasioni da rete, alcune mancate clamorosamente, come questa di Luppi al 18°, altre fallite di poco o rimediate dai difensori. Finché al 34° i veronesi ce la fanno, è di Luppi il traversone, di Negrisoro il colpo di testa risolutore, con palla che forse deviata da un difensore si impenna ingannando Albertosi. Il tempo si chiude su quest'altra occasione mancata da Luppi, ma con le redini del gioco sempre in mano al Verona. Cambia completamente la musica nella ripresa. Il Milan meditativo del primo tempo, sostituito Capello con Gaudino, si ripresenta in campo trasformato in Milan d'assalto e dopo 3 minuti ristabilisce l'equilibrio, grazie anche a un mezzo infortunio dello stopper veronese Bachlechner, che consente a Bigon di sfruttare alla perfezione l'insperato regalo. Non paghi del raggiunto pareggio, i rossoneri insistono nel loro assalto e dopo 6 minuti si portano in vantaggio, anche stavolta con la complicità di un avversario, Busatta, che schiaffeggia la palla in piena area. Il conseguente rigore è trasformato da Buriani. Il Verona, scoraggiato, non rinuncia tuttavia alla lotta, ma, perduta la necessaria lucidità, offre ampi spazi al contropiede avversario e corre qualche altro pericolo. I veneti falliscono ancora qualche occasione, ma riescono a segnare al 35° con Fiaschi, il quale però si vede annullare la rete per fuorigioco. Rimarrà questa l'ultima seria possibilità di pareggio per il Verona e la gara si conclude col Milan vittorioso per 2-1. La Società Sportiva Lazio comunica. Abbiamo vinto a San Siro, dove tutti, Garella più degli altri, si sono battuti con onore. Stop. Siamo quasi salvi. Stop. Preparare porchetta e vino dei castelli. Stop. C'è stato anche un mortaretto che ha steso Ghedini. Wilson racconta. Io francamente non è che abbia assistito alla scena, all'episodio del petardo. Ho visto soltanto Ghedini a terra che si dimenava, evidentemente lo scoppio del petardo lo ha un po' stordito e quindi non aveva le idee abbastanza chiare. E poi diciamo che c'è stato il marasma generale, è perché quelli del Milan non credevano a Ghedin
e da parte nostra si faceva del tutto per lasciare Ghedini isolato, per non creargli della confusione. Non so ora fino a che punto il petardo lo abbia assordito. Di una cosa siamo certi, mi sembra che l'abbiamo dimostrato già a Perugia, la società mi sembra che non abbia nessuna intenzione di opporre reclamo, così come facemmo contro il Perugia dove pure perdemmo 4-0. Ci rimettiamo soltanto a quello che può essere poi la decisione del giudice. Il gol lo ha segnato un pupillo mancato del ben pagato Vinicio, Gigi Martini. Martini, edizione Scudetto, nella versione di Salvatore, stop. Milan, ovviamente, molto ospitale. Dopo i pessimi episodi di Milan-Lazio, con la vittoria 2-0 per la Lazio per il petardo che ha colpito Ghedini, ultima giornata di campionato, 7 maggio 78, a Napoli finisce 1-1, vantaggio per il Milan con Bigon, pareggio di Vinazzani, Milan che chiude la stagione al quarto posto con 37 punti, 12 vittorie, 13 pareggi. Dell'Avellino.